Cominciamo immediatamente porgendo intanto il benvenuto all'ospite di oggi, Oscar Farinetti. Grazie. Io credo che anche, con due microfoni non si sente, credo che anche in una sede accademica come quella nella quale ci troviamo poco si addica per una presentazione tradizionale per un personaggio atipico come Natale Farinetti, più noto come Oscar, quale ovviamente porgiamo il benvenuto della città e dell'università ringraziandolo per aver accettato l'invito di Urbino. E perché parlo di saluto tradizionale? Perché credo che si recitasse le parti essenziali del suo curriculum, i premi che ha avuto, i riconoscimenti, i traguardi, non farei che ripetere cose a voi ampiamente note. E allora partirei con una domanda abbastanza anomala, visto che oggi parliamo di coraggio, perché il coraggio in fondo di intraprendere è anche il coraggio di cambiare i linguaggi della comunicazione pubblicitaria. La domanda è questa: voi sapete che Federico Fellini aveva una idiosincrasia tutta particolare per la pubblicità. È nota la battuta negli anni '80 quando Fellini va al Festival di Venezia, conosce il fondatore delle televisioni commerciali in Italia e scrive nel suo diario: se comprassi il Canal Grande lo ribattezzerebbe Canale 5. Ricorderete poi tutti che Ginger e Fred... ricorderete tutti che Ginger e Fred poi è un film fortemente polemico sulla televisione commerciale. Bene, nonostante questo Fellini girò tre spot pubblicitari molto famosi, il primo sulla Banca d'Italia con Paolo Villaggio, lo ricorderete, ancor prima uno spot sulla Teatro Lamartine e un terzo che sarà certamente piaciuto all'ospite di oggi sui rigatoni Barilla. E questo Fellini, un atteggiamento molto più ostile alla pubblicità, lo ebbe invece un personaggio noto al pubblico urbinate, non solo urbinate, parlo di Tonino Guerra, lo sapete che è stato un nostro bilaureato, si è laureato nel 46-47 sulla poesia dialettale, gli abbiamo conferito la laurea honoris causa qualche anno fa. Ebbene, Tonino Guerra, in tutta la sua vita, ha sempre rifiutato di scrivere spot pubblicitari, da Caroselli in poi, perché Tonino Guerra comincia a frequentare Roma, a girare, a scrivere sceneggiature per film agli albori della televisione, appunto negli anni 50. Finché un giorno incontra Oscar Farinetti, che riesce a convincerlo non solo a scrivere uno spot pubblicitario, ma anche a recitarlo, e a fare anzi di questo spot un tormentone. No? Questo almeno fino al 2008, finché la crisi incipiente poi forse ha suggerito appunto di cambiare strategia. Ecco, forse dicevo fare imprese è anche fare pubblicità, fare imprese è anche convincere il testimonial giusto, ma io partirei con questo interrogativo con Oscar Farinetti: come sei riuscito a convincere Tonino Guerra a girare uno spot? Grazie a tutti voi per essere qui. Sì, era l'inizio del 2001, io avevo in mente di parlare di ottimismo,
Guardate, le idee vengono così, a me le idee vengono copiando. Mi ricordo che un giorno ero a Como in un convegno, a un certo punto mandano una scimmia in una slide con scritto benvenuti nell'era dell'ottimismo. Io mi ricordo quel giorno perché ho detto Madonna che bella frase, è quella giusta per raccontare il mio mondo. Il mondo dell'elettronica, degli elettrodomestici era il 2001, insomma io vendevo sostanzialmente due tipi di articoli, uno che toglieva le fatiche, quindi la lavatrice, mi ricordo che soltanto fino a 55-60 anni prima si lavava nei fiumi, i frigoriferi si refrigeravano nelle ghiacciaie fino a 80 anni fa, le cucine, vi ricordo che si cucinava legna. E nei camini e sui putagé fino a 70 anni fa. Poi è arrivato il miracolo del fuoco e i primi elettrodomesticari andarono davanti alle chiese a vendere i fornelli a tre fuochi. Una cosa molto interessante, perché andavano a far vedere il miracolo del fuoco davanti alle chiese, cioè in un luogo dove si raccontavano i miracoli. Quindi all'uscita delle chiese facevano vedere il fornello a tre fuochi e il fuoco che usciva dalla bombola. E quindi avevo voglia di raccontare questo mondo dell'ottimismo, un mondo di cose che ti toglievano la fatica e ti facevano vivere meglio, quindi i televisori, questi computer che cominciavano a diventare elettrodomestici, questi telefoni cellulari, 2001, vi ricordo che nel 95 abbiamo incominciato a usarli, erano passati appena 6 anni e quindi che incominciavano a farci a mettere in contatto col mondo. E il mio sogno era quello di farglielo dire da Tonino Guerra, che non conoscevo, che avevo studiato, perché a Marcord l'ho visto, credo, 28 volte, perché lo leggevo sui suoi libri, le sue poesie, e considero Tonino Guerra uno dei più grandi poeti del Novecento. Poi viene conosciuto molto per il cinema, ma lui ha scritto delle cose incredibili. Lui ha scritto. Per spiegare l'ottimismo, già prima, lui non sapeva di essere ottimista, ho cercato di spiegarglielo io che lo era, lui credeva di essere pessimista. Uno dei quadri che conservo di Tonino, un quadro straordinario, con scritto sotto, non vi dico perché sono le mosse del Kama Sutra, quindi bisogna non dirlo, in questo, lui era anche legato a queste robe. E sotto mi ha scritto a Oscar Farinetti che mi ha trascinato dolcemente all'ottimismo. E lui a un certo punto della sua vita scrive: contento, contento, sono stato alcune volte nella mia vita, ma più di tutte quando è finita la guerra. E me ne sono accorto perché ho visto una farfalla e non mi è venuta voglia di mangiarla. Cioè, questo è Tonino Guerra. Sapete le cose che ha scritto sull'ottimismo, senza sapere che parlava di ottimismo? L'aria fresca che mi sta intorno alla testa e che è più chiara quando sorrido. Cioè lui ha scritto delle cose incredibili e quindi io, che ero un suo discepolo senza conoscerlo, decido che era venuto il momento di parlare di Benvenuti nell'era dell'ottimismo e che a dirlo dove sarebbe stato Tonino Guerra. E parto, faccio come ho sempre fatto nella mia vita, che quando mi fico in testa una roba, ho capito qual è il segreto per ottenerla. Basta mai arrendersi, non bisogna mica essere tanto intelligenti, tanto creativi, basta mulè mai mollare. Poi ne parliamo. E quindi sono partito, sono andato a Penabilli, sono andato a suonare il campanello. E tu pensa, quando gli ho suonato il campanello, non lo dimenticherò mai. Avete presente che è stato a casa sua Penabilli, c'è questo portone, il giardino dei pensieri, e c'era una poesia scritta fuori dal portone sul muro. E io ho detto, cacchio, l'ha scritta per me, io non l'avevo ancora mai visto. E c'era scritto, in un torrente che scorre troppo in fretta, non riesci a specchiarti. Che è la mia vita di mai quieto. Cioè se tu corri troppo in fretta, a volte non puoi fermarti e pensare a te stesso, a capire chi sei. E
Quindi la prima botta è stata leggere questa poesia, poi suona il campanello, lui e combinazione esce lui personalmente, pensate alla mia emozione, esce lui e mi dice cosa vuoi, e lui immaginava che io fossi lì, gli ho detto vorrei fare uno spot pubblicitario e vorrei che lei fosse, lo scrivesse e fosse protagonista dedicato all'ottimismo, e mi ha detto solo due parole, vai a cagare, e mi ha mandato via subito. E io mi sono messo in pensione a Penabilli, ho preso un alberghetto che non dimenticherò mai, mi ricordo che c'erano i capelli lunghi sempre solo laterali, e c'era questa cosa bellissima a Penabilli che ci sono due barbieri, uno attaccato all'altro, non so se notate, eh? Bravo, uno è Gianni, io poi l'ho capito dopo, due, uno attaccato all'altro, ho detto ma cazzo questo è il bazar di Istanbul, una cosa bellissima, e ho scoperto che erano perfino amici tra loro, era un paese, mi metto in pensione lì, il giorno dopo gli ho suonato il campanello, mi ha rimandato a cagare e l'ha fatto per una dozzina di volte di fila in 6 giorni che sono stato appena bene. Però ogni volta che gli suonavo si capiva che tra me e lui c'era un'empatia naturale enorme, si capiva, e quindi ogni volta mi parlava un po' di più. Poi ho cominciato, non so, la terza, la quarta volta a farmi entrare nel giardino, la quarta a farmi entrare in casa, pian pianino sono entrato in quella casa, sempre a cercare di convincerlo, a dirgli, ma Hemingway fece la pubblicità al Campari, lui per forza era un ubriacone. E allora D'Annunzio fece la pubblicità Rinascente, Fellini, il tuo caro amico, gli raccontai le cose che raccontavo. E non c'era verso, ma nel frattempo incominciavo a capire sempre di più la dinamica di questa casa. Cioè lui aveva questa moglie russa fantastica, Laura, di cui sono diventato grande amico, e quindi c'era mezza la Russia a casa sua, circensi, ma come nei film, clown. Tutti mantenuti da lui sostanzialmente, in questa casa con 100.000 libri, non lo so, tu li scavalcavi per muoverti. E mano a mano che siamo andati avanti, siamo diventati sempre più vicini, sempre più amici, finché un giorno, tu mi hai chiesto come hai fatto a convincerlo, adesso te lo racconto, quel giorno lì che io ho capito un po' le dinamiche di questi grandi artisti che poi alla fine devono anche vivere la propria vita e hanno un proprio budget di cui non conoscono le matematiche. E quindi un giorno dopo che gli dico insisto, lo vedo un pelino più molle del solito, e ho fatto il gesto bastardo che fanno, tiro fuori il libretto da segni e scrivo una cifra. Ho scritto una cifra sul libretto da segni e gliel'ho data. E non dimenticherò mai la scena. Lui prende questo assegno e incomincia a dondolare, guardandolo davanti a me. E io ero trepidante, guarda, ed era una bella cifretta, insomma, no, per quei tempi, eh? Era ancora in lire. E lo guarda, a un certo punto lo piega e se lo mette nel taschino. E mi dice, mi concedo a te come una prostituta al suo cliente. Ma aggiunge, tuttavia, immaginate Tonino come parlava, no? Ve lo conoscete? Tuttavia, mi piace questa voglia che hai di mettere un po' di poesia vicino a sti prodotti di merda che vendi. È andata così, l'ho convinto in quella maniera, e da quel giorno sono partiti 3 anni fantastici, 2001, 2002, 2003, e abbiamo insieme fatto questi spot che... Anche lì un ragionamento infaziologico, qualcuno li ha giudicati beceri, ma la maggior parte li ha giudicati innovativi, diversi, belli. Ne abbiamo fatte di ogni colore in questi 3 anni. Ricordo in piazza a Pisa, seduti a guardare la torre di Pisa, a decidere perché questa torre era ottimista. Ricordo a Venezia con l'acqua alta, a decidere perché era una città ottimista con l'acqua alta. Soprattutto ricordo quel giorno a Penabilli quando quel disgraziato mi ha fatto comprare 1.000 colombe bianche perché Bush aveva invaso, come si chiamava, non l'Afghanistan, il primo,
No, il Kuwait, cosa vuoi? Il Kuwait la prima volta. Il 2002 sarà stato, forse l'Iraq, aveva invaso e lui, che era naturalmente contro me, ma lui in modo molto più poetico di me contro la guerra, mi fece comprare 1000 colombe bianche e dovevamo buttare queste colombe bianche nella valle di Penabilli. E lui doveva dire: gli uccelli come sono ottimisti, guarda che belli, volano. Poi guardava in alto, uno gli cagava sugli occhi. Vi ricordate, lui faceva la scena, no? E fu una scena fantastica, perché c'era uno sulla scala che gli buttava veramente una goccia d'acqua, che non perdeva mai l'occhio, per fare la scena. Lui doveva dire: Madonna, doveva arrabbiarsi. E succede che la goccia lo becca perfettamente nell'occhio. E lui dice una bestemmia, che poi ha girato su internet. Lui mi ha insegnato a mettere un po' di poesia vicino a quello che faccio. E mi ha insegnato l'importanza della poesia. E mi ha insegnato che la poesia non è soltanto la capacità di scrivere poesie, ma la poesia è anche la capacità di leggere. La poesia è la capacità di sentire in una persona che è davanti la sua musica interiore. La poesia è la capacità di stare in armonia con gli altri. La poesia la possiamo fare ciascuno di noi. Ciascuno di noi può essere un poeta nella sua vita, ma ciascuno di noi può imparare a mettere un po' di poesia vicino al mestiere che fa, che sia un docente, che sia un droghiere come me, che sia un sindaco, che sia un verde, che sia un chiunque. La cosa importante, a prescindere dalla nostra ideologia, dal nostro modo di pensare, eccetera, è mettere un po' di poesia vicino a quello che fai, che è una cosa che ti avvicina agli altri, che crea una grande armonia. E quindi potete immaginare questi 3 anni per me con Tonino Guerra, come mi hanno cambiato la vita e come sia stato bello. E la fortuna che ho avuto immensa di frequentarlo moltissimo negli anni più belli, che sono stati i suoi ultimi. E lui mi diceva: vedi, io sono vecchio, ma sono molto più fortunato di te. Perché io, quando guardo un tramonto, col fatto che penso che possa essere l'ultimo, lo guardo con una gioia nel cuore che tu non puoi capire. Io godo da morire, vedere un tramonto. Tu non stai vedendo niente. E sono robe pazzesche, sono robe che mi hanno veramente cambiato la vita. Che faccio? Parlo... Questo è il primo, gli altri 7. Gli altri 7, bene. No, io sono contento che mi abbiate invitato, vengo sempre volentieri nelle scuole. La scuola è il fulcro di tutto e spesso ce ne dimentichiamo. Ce ne dimentichiamo spesso, specialmente noi imprenditori, che pensiamo che una fetta di mortadella sia più importante di una lezione a scuola. Se ne dimenticano i politici, se ne dimenticano a volte anche gli studenti stessi che non studiano. Ci dimentichiamo quanto è importante la scuola. Io ho insistito, perché insisterò sempre, per quel poco che posso, che nel programma di questo nuovo governo la scuola sia al centro. Avete notato che c'è stato qualche gesto in questo senso. Io non vedo solo la scuola come funzionale all'insegnamento dei giovani, e per questo forse va rivoluzionata un po' anche la parte didattica, che secondo me dovrebbe diventare più identitaria, più italiana, più tipica. Magari meno online, più online, più biodiversa, ma anche sotto proprio profilo del... Io ci tengo molto a questa cosa del contenitore della scuola. Qui siamo dentro ad un esempio incredibile di un architetto che era virtuosamente folle, che è riuscito in un contenitore antico a creare delle modernità assolute e a mantenere la bellezza dell'esterno, una cosa unica, ma tutte le scuole italiane dovrebbero essere così. Io sostengo che l'80% dei investimenti del nostro paese debbano essere rivolti all'estero, poi ne parliamo. Ma per quello che investiamo sul nostro territorio, il grosso deve essere investito sulla scuola, ma anche sulla scuola come edificio. Perché io ritengo che per ridare fiducia e speranza agli italiani, se noi investiamo sulla scuola, le scuole elementari, le scuole medie, i licei, possiamo perdere l'università, sono contenitori dove tutti i giorni ci vanno i genitori, le nonne, accompagnare. E se ogni giorno la vedono che migliora, la vedono che diventa più bella,
la vedono più ecosostenibile, vedono gli investimenti dello Stato in questo, secondo me hanno più fiducia e più speranza. Secondo me proprio l'edificio scuola dovrebbe essere più bello delle nostre case. E tutti noi genitori, io sono già nonno, dovremmo essere orgogliosi di portare i nostri figli in un contenitore così. E dovremmo investire un sacco di miliardi sulla scuola. Quindi tutte le volte che vengo in una scuola vengo molto volentieri, e soprattutto quando sei giovane, siete in tanti qua, vengo molto volentieri, prima di tutto per dirvi che non vengo a consigliarvi un tubo di niente. Sapete perché? Vi spiego perché. E ve lo dico con forza, perché voi dovete tirare un po' più fuori le palle. Perché è venuto il momento di tirarle fuori e vivete in un momento storico in cui se non le tirate fuori voi è un grande casino. Vengo a dirvi che non vengo a darvi nessun consiglio, perché io che ho 59 anni e quindi sono abbastanza nel pieno di quella generazione tra i 55 e gli 80 anni che vi sta consegnando il paese con 2.000 miliardi di debiti e col 50% di disoccupazione giovanile, con un livello di coscienza civica il più basso tra i paesi del nord del mondo e con la grande medaglia di aver creato un polipo che si chiama burocrazia, che impedisce alla gente di intraprendere. Vi stiamo consegnando un paese così. E quindi di questo dobbiamo vergognarci, dobbiamo smettere di darvi dei consigli. E il grande consiglio che possiamo darvi è: partite e fate casino, tirate fuori le palle, prendete in mano questo paese, fate un po' di rivoluzione. Mentre invece continuiamo a darveli. E soprattutto ciascuno di noi viene a dirvi: sì, è vero, vi stiamo consigliando un paese così, ma io no. Io non ho colpe, sono gli altri. Io ho sentito una frase detta da De Gregori, fantastica ultimamente, che è: nessuno è innocente. Ed è una frase straordinaria, nessuno è innocente. Mentre invece ciascuno di noi, tra i 55 e gli 80, pensa di essere innocente, tutti. E non è così, siamo tutti colpevoli, dai politici, agli imprenditori, ai lavoratori, ai disoccupati, agli insegnanti, a quelli degli ospedali, a quelli del... a tutti. Nessuno è innocente. Vi stiamo consegnando un paese che è nella cacca. Anzi, scusate la parolaccia, ma nella merda viene meglio, per dirvi che dobbiamo portarlo dalla merda al letame, perché come dice il sommo poeta di Genova, dal letame nascono i fiori. Quindi questa è la prima cosa che voglio dirvi. Quindi oggi adesso vi dirò un po' di robe che non sono consigli. Diciamo che sono consigli che sto dando a me stesso. Perché parlo molto di coraggio? Perché penso che sia un valore in estinzione. Tipico, l'estinzione del coraggio è tipica dei periodi di grande crisi. Come fai ad avere il coraggio? Non ti viene più voglia di essere coraggioso. E il coraggio è la somma dei valori. Perché un paese senza coraggio è un paese che non ce la può fare. Al di sotto del valore del coraggio c'è una serie di valori che vengono a mancare, perché sono quelli che ti fanno diventare coraggioso. Per esempio, avere senso delle responsabilità. Avete notato che una delle frasi più di moda ultimamente nel nostro paese è: io non mi assumo responsabilità. Lo dicono negli uffici pubblici, si dice negli uffici privati, si dice dovunque. Io non mi assumo responsabilità. E abbiamo come scusante questa burocrazia, che è diventata dentro di noi, è nel nostro sangue. Ieri a Taranto ho sentito un allevatore di cozze fantastico, che a un certo punto ha detto la frase: a me il mare mi è entrato nelle vene. Nelle mie vene c'è acqua marina, nelle vene di noi italiani c'è la burocrazia. Noi diamo colpa ai politici, diamo colpa ai funzionari, diamo colpa ai dirigenti, ma ce l'abbiamo dentro, siamo dei masochisti. Andiamo dai notai e facciamo 60 firme inutili,
E poi torniamo a dire, ah, ho fatto 60 firme, come se fosse una roba. Andiamo in qualsiasi istituto a portare una domanda e ci dicono 60 giorni di silenzio osseso. Pensate che stupidaggine. Pensate in un paese normale, uno che si sente dire 60 giorni di silenzio osseso, cioè che vuol dire? So già che non avrò il tempo di risponderti, è un sì. Ma è tra 60 giorni. Dici, cazzo, ma dimmelo adesso, così parto, faccio l'impresa. E a noi va bene, ci va bene. Ce ne lamentiamo perché c'è entrata nel sangue. È mancato il senso di responsabilità, sta mancando il coraggio. E allora ho pensato a come cercare in me di infondere più coraggio e ci ho fatto tutta la mia storia, ho cercato di montare su delle lezioni, ci ho scritto un libro, perché penso che il coraggio è il valore dei valori, perché poi per arrivare al coraggio ci va senso dell'amicizia, perché è insieme che fai le robe, da soli non combini niente, perché per avere coraggio serve capacità di analisi. Quindi si capisce che un progetto è fatto dall'analisi e dalla costruzione progettuale, se non hai capacità di analisi non ci arrivi. Perché per avere coraggio bisogna essere giusti e buoni? Perché per avere coraggio bisogna avere rispetto? Insomma, al di sotto del coraggio io trovo una somma di valori enormi. E allora ci ho lavorato per lavorare su me stesso. La cosa di cui vi voglio parlare oggi è una roba che ho scritto qualche giorno fa, anche perché a me piace cambiare, per esempio per avere coraggio bisogna avere capacità di cambiamento, capacità di ascolto. Pensate sempre a questo, il popolo più importante del mondo, il popolo più potente del mondo incomincia a parlare dicendo maybe, forse. Non trovate che pazzesco? Noi in Italia si assicuri di tutto. Sapete come cominciamo a parlare noi italiani? Qual è la frase più ricorrente, insieme a non mi assumo la responsabilità, è dicono che. Cioè, pensateci un attimo. Cioè, dicono che è terribile. È l'emblema dell'era dell'imprecisione totale, della cultura sbrigativa. Dicono che. Chi dice cosa? Dicono che, e questo dipende anche da un tipo di formazione, che fa i titoli e poi scrive. Dipende da questo clima generale di imprecisione che ha colto il nostro paese e che è figlio di una storia ultima, degli ultimi 20, 25, 30 anni, che ci ha cambiato pesantemente. Scusate se parto non pessimista, parto realista. Io credo che ottimismo non voglia dire pensare che tutto vada bene. Ottimismo vuol dire pensare che tutto si può risolvere. Sono due robe completamente diverse. E tutto si può risolvere. Si può risolvere tutto. E quindi io sono sempre ottimista, perché provo a risolvere tutto. Però il realismo mi dice, alla luce di quello che dicevo prima, che probabilmente questa generazione di italiani viventi, di cui io faccio parte, e voi ragazzi di 20 e pochi anni che siete lì fate parte, la differenza fra le nostre età sul libro di storia è mezza riga, sappiatelo. Probabilmente questa generazione di italiani viventi è la peggiore della storia dell'Italia. Se noi pensiamo che una generazione e mezzo fa abbiamo fatto la resistenza e il miracolo economico del dopoguerra. Se pensiamo che 4 generazioni e mezzo fa abbiamo fatto il risorgimento, 18 marzo 1848, Porta Tosa, Milano. Lo dico perché scade tra pochi giorni. E tra pochi giorni, 18 marzo, io apro Italy a Milano apposta e faccio 5 giornate di Milano di nuovo. Dal 18 al 22 marzo pianto un casino della Madonna, per dimostrare che possiamo risorgere ancora. Se pensate che 16 generazioni fa abbiamo fatto il Rinascimento,
Cioè, avete idea? Il Rinascimento, 16 generazioni fa, ieri. E se pensate che 72 generazioni fa, l'altro ieri, avevamo le chiavi del mondo, abbiamo inventato tutto. Abbiamo inventato il de qualcosa, dopo il de bello, abbiamo inventato il design, de tutto. Abbiamo inventato il progetto, abbiamo inventato il concetto di progetto. L'abbiamo inventato noi italiani, 72 generazioni fa, l'altro ieri. E adesso siamo qua. E allora, alla luce di queste riflessioni, siccome è arrivato il momento di cambiare, mi sono dato un po' di consigli personali e, come vi dicevo, li cambio di stagione in stagione. Perché è talmente veloce questo momento del cambiamento che bisogna adattarsi ai tempi. E quindi ho scritto 7 mosse per farcela in questo momento. E ve le racconto, visto che siamo in pochi, ve le dico. Prendetele come un consiglio a me stesso, non prendetemi i consigli a voi, ragazzi. Poi fatene l'uso che volete. La prima mossa che suggerisco a me stesso è, si intitola, saper gestire l'imperfezione. L'idea da cui parto è che noi siamo umani e siamo esseri imperfetti. Per il fatto che moriamo siamo imperfetti, giusto? Altrimenti saremmo perfetti. E quindi noi, esseri imperfetti, non possiamo che immaginare, creare, fare, realizzare progetti imperfetti. E il tema è capire e saper gestire l'imperfezione. Ed è una meraviglia. E quindi io cerco di correre in avanti, veloce, a gestire l'imperfezione. E correndo trovo, a destra, a sinistra, non sono nomi a caso, i perfetti. È facile essere perfetti, facilissimo. Che mi sbattono in faccia alla loro idea di perfezione, mentre io corro in avanti, sapendo di essere imperfetto. Gestire l'imperfezione vuol dire accettare dei compromessi, vuol dire capire che viviamo in un mondo di 7 miliardi di persone che hanno pensieri diversi e l'obiettivo è vivere insieme. E per vivere insieme bisogna saper gestire i compromessi, saper gestire l'imperfezione e smetterla di avere le proprie perfezioni in testa, che è la cosa più facile del mondo. È facilissimo protestare, è facilissimo lamentarsi. Avete notato che siamo diventati il paese più lamentoso al mondo? Adoriamo lamentarci, adoriamo parlare male degli altri. È facile lamentarsi. Pensate, è certo che è facile lamentarsi. Pensate quanti argomenti abbiamo. Ma è da dilettanti lamentarsi. È da grandi cercare soluzioni. 5 minuti per lamentarsi, 55 per cercare soluzioni. E come si cercano le soluzioni? Gestendo l'imperfezione. E quindi tu corri in avanti verso la tua idea di gestione dell'imperfezione, e cioè allontanandoti il più possibile dall'imperfezione o cercando di avvicinarti il più possibile alla perfezione, e ti trovi sta gente che ti sbatterà in faccia la sua idea della perfezione. Li riconosci perché protestano, sono sicuri di sé, la colpa è sempre degli altri, e ti raccontano la loro meraviglia della perfezione, qualcuno da destra, qualcuno da sinistra, qualcuno da nord, qualcuno da sud, e a seconda delle loro ideologie hanno la loro certezza della loro perfezione, che in realtà è una follia, è dilettantismo, ma voi non diteglielo. Tirate avanti, beccatevi in faccia le loro sberle e continuate verso l'obiettivo, che è la gestione dell'imperfezione. È l'unica maniera per combinare le cose. Suggerimento a me stesso, Oscar Farinetti, smettila di lamentarti e trova le soluzioni. Smettila di dire piove, governo ladro, smettila di cercare nello scenario sempre il motivo per cui questo periodo ha incassato di meno perché pioveva e poi ha incassato di meno perché è il fine mese. C'è sempre una scusante, no, hai incassato di meno perché sei stato, hai sbagliato.
e devi cambiare delle robe. Gestire l'imperfezione è il primo punto a cui io tengo moltissimo. Secondo punto, saper individuare le priorità. Consiste, ve lo dico in maniera molto banale, nel svegliarsi la mattina e prima fare la doccia e dopo vestirsi. Sembra banale, ma c'è un sacco di gente che prima si veste e poi fa la doccia. Poi esce bagnato come un pinguino. Ogni mattina tutti noi ci svegliamo con 100 cose da fare, 100. Ci addormentiamo con 1000, fortunatamente ci svegliamo con 100, ma sono sempre tanti. Ma ciascuno di noi deve sapere che possiamo farne 10. E dobbiamo avere la capacità di saper prendere un foglio bianco e di scrivere quelle 10 robe lì. E di scrivere nel senso naturale per ottenere gli obiettivi, non nel senso di importanza. Vi faccio un esempio così capite nel mio campo. Noi siamo il paese più biodiverso al mondo, una meraviglia. Una meraviglia. Vi do un numero, è certo, è scientifico, così ve lo tenete e lo raccontate in giro con orgoglio. Nelle regioni Marche c'è più specie vegetali di tutto lo UK, di tutta l'Inghilterra. Vero? Siamo il paese più biodiverso al mondo. Sapete perché? Perché siamo l'unica penisola al mondo all'interno di un mare chiuso, di un mare buono, quindi con venti buoni. La nostra biodiversità è figlia di queste meraviglie dei venti che si incontrano. La brezza del Mediterraneo, la brezza del Tirreno, la brezza dello Ionio che incontrano le aree fresche delle montagne e delle colline d'Italia. Il vento, noi in Piemonte lo chiamiamo il marin. Non avessimo il marin che arriva da Savona e che si incontra con la brezza del Monviso, col cacchio che esisterebbe in Barolo. Non esistesse la brezza del Tirreno con l'aria fresca della fine delle Alpi Marittime, non esisterebbe il Parma. Non esistesse la brezza del Golfo di Castellammare di Stabia che si unisce con l'aria fresca del Vesuvio a Gragnano, non esisterebbe la pasta di Grignano e il San Daniele e la robbiola di Roccaverano. Io oggi sono passato in un paese vicino qua che si chiama Monte Soffio. Che figata, Monte Soffio. Mi è venuto in mente perché l'hanno chiamato Monte Soffio. Poi c'è i venti. Ci sono questi venti che arrivano dal vostro mare Adriatico vicino e si unisce con le vostre montagne. E lì nasce. Sapete cosa nasce? La festuca rondinacea, l'erba cipollina selvatica, l'aglietto che ho mangiato oggi. E la razza marchigiana bruca quella roba ed è per quello che avete una carne grandissima, grazie al vento. Per questo la biodiversità italiana è il vero nostro grande primato. E quindi cosa abbiamo fatto? Siamo andati verso la biodiversità, che meraviglia, abbiamo incominciato. DOCG, DOP, IGP, IGT. Poi noi italiani siamo specialisti a complicare, perché facciamo i tavoli e questi tavoli li allunghiamo. E ai tavoli arrivano le corporazioni, perché abbiamo reagito alla crisi con gli egoismi e quindi abbiamo creato le corporazioni, gruppi di persone pagate a pensare solo ai cavoli di quella categoria. Il contrario di quello che bisogna fare in un momento di crisi. E quindi, giustamente, abbiamo lavorato sulle nostre denominazioni. Il problema è che ci siamo dimenticati nel mondo di parlare di Italia. E quindi è partito Parmesan, San Marzan, la pasta napolitan, l'olio d'oliva extravergine che di italiano c'ha solo la bandierina italiana, le olive arrivano da tutto il mondo meno che dall'Italia. Perché in Corea fanno fatica a sapere dove è l'Italia. Figuratevi le Marche o il Piemonte. La regione che conosco di più è la Sicilia, per Francis Ford Coppola. E allora, noi cosa abbiamo fatto? Prima ci siamo vestiti, la nostra biodiversità, e dopo abbiamo fatto la doccia. Quello che dobbiamo fare adesso, lo dico perché c'è il vostro assessore
delle politiche agricole e che quindi parlerà col nuovo ministro, dobbiamo prima fare la doccia, quindi dobbiamo inventarci un marchio unico Italia da mettere sui prodotti veri italiani. E poi dobbiamo nel mondo prendere metà delle risorse che abbiamo, metà delle risorse che abbiamo per il mondo e fare una pubblicità nel mondo. Vi ricordate pure la Vergine Vero Cuoio, quella roba lì, semplice. Cerca il marchio Italia, questo prodotto vero italiano. Ste persone che nel mondo comprano le nostre imitazioni, che sapete che sono il doppio delle vendite. Noi vendiamo 31 miliardi di agroalimentare all'estero e si calcolano almeno 60 miliardi di imitazioni. Ok, detto come dicevo Ovidio, che non è felice l'uomo che nessuno imita, ci mancherebbe altro, siamo i più imitati al mondo, vuol dire che abbiamo dei valori enormi. Cioè, in questo momento, ragazzi, fidatevi, io giro il mondo di mestiere, tutto il mondo vuole l'Italia. C'è incredibile questa dicotomia tra la non stima che hanno per noi come sistema politico, come senso civico, e la stima, non la simpatia, la stima immensa che hanno di noi per il Made in Italy. Voglio comprare italiano, vogliono vestirsi italiano, vogliono mangiare italiano. E non è che comprano parmesan presso un cattivo e ci vogliono male. Non comprano parmesan perché noi pirla italiani non gli abbiamo spiegato la differenza. E se tu non spieghi la differenza, è normale. Quindi, avere il senso delle priorità in politica, nella scuola, nella nostra vita di tutti i giorni, è fondamentale. Avere il senso delle priorità. Ogni mattina svegliarsi, prendere un foglio bianco, scrivere le 10 cose che posso fare oggi e scriverle nell'ordine naturale che mi consente di ottenere l'obiettivo. In questo ci alleniamo. Ricordatevi che noi possiamo diventare qualsiasi roba, possiamo diventare coraggiosi, possiamo imparare ad avere senso di priorità, possiamo imparare ad avere capacità di agire. Noi possiamo imparare ad essere tutto noi umani. Io sostengo, molti me lo contestano, ma io sono sicuro che si può perfino imparare a diventare intelligenti. Sapete che si dice l'intelligenza non la compra al supermercato. Io vi posso presentare un sacco di miei amici, io compreso, che siamo diventati intelligenti a forza di studiare. Si può imparare a diventare belli. Guardate me che figo della Madonna che sono. Non sono mica nato bello. Ho imparato a diventare bello. Si può. Si può imparare a diventare qualsiasi cosa. Terzo punto. Saper mix, ve la leggo di colpo, poi cerco di spiegarvela, ma serve a me, non per voi. Voi prendetela così. Io lo racconto a me stesso. Saper mixare leggerezza e velocità. Determinazione e propensione al dubbio. Si chiama la teoria dei contrasti apparenti. Me l'ha insegnata mio papà da piccolo. Che consiste nel saper mettere insieme valori positivi che ai più appaiono contrastanti. Cosa facciamo noi tendenzialmente? Quando vogliamo creare una roba molto importante, tendiamo a mettere insieme più valori positivi possibili che noi consideriamo compatibili tra loro. Vogliamo fare una grande automobile, allora mettiamo il miglior motore, le migliori gomme, la miglior selleria, il miglior volante, la migliore aerodinamicità, il miglior design. La figata è riuscire a mettere insieme valori positivi che gli altri pensano siano contrastanti. Per esempio, quando io cerco di spiegare Italy, qualcuno di voi ha già fatto un giro dentro un Italy? Alzi la mano, un Italy qualunque, no, quindi parecchi. Cosa abbiamo cercato di fare noi? Abbiamo cercato di mettere insieme informalità e autorevolezza. Pensateci un attimo. Fate un giro dentro un Italy e sentite le due robe. Informalità e autorevolezza sono considerati elementi, valori positivi, ma contrastanti. In genere, che informale tende a essere umile poi, che è formale tende a essere altezzoso. Abbiamo cercato di mettere insieme
autoironia e orgoglio. Dentro gli Itali c'è scritto i bagni, naturalmente, sono vicino alle birre. Ironia, a Chicago abbiamo scritto invece di bagno, abbiamo scritto toilette, due punti, e poi in inglese, scusate, l'unico posto dove non c'è cibo l'abbiamo chiamato in francese. Sì. Perché c'è sempre un po' questa gara tra noi francesi sul cibo. Ma poi descriviamo l'orgoglio del nostro pane, fatto con lievito madre naturale, con le farine biologiche macinate a pietra. E poi andiamo avanti. E le farine ce le fa Felice Marino, che è stato un partigiano. Allora diciamo che il nostro pane è buono perché lo fa un partigiano. Quindi abbiamo messo, cerchiamo di mettere l'orgoglio, ma l'ironia e l'autoironia. Per esempio, cerchiamo ogni giorno, inguaribilmente, di mettere insieme onestà e furbizia. Chi l'ha detto? Tendenzialmente ciascuno di noi è portato a pensare che chi onesto alla fine debba essere un buon uomo, diciamo in piemontese un pirla, si dice in Lombardia, una minchia si dice in Sicilia, non so voi nelle Marche come le chiamate, ma un patac. E che invece chi è furbo pur forza debba essere un bandito. No, si può essere tutti. Bene, il mix di elementi apparentemente contrastanti in questo preciso momento storico che io suggerisco a me stesso è quello di mettere insieme velocità e leggerezza. Perché normalmente chi è veloce tende ad essere pesante perché corre. Pensate sempre a questa persona che corre a gestire le sue perfezioni. Corre e dà delle spallate perché vuole arrivare là. Ma a chi dà le spallate? Le spallate le dà agli immobili che ti sbattono in faccia la loro idea di perfezione. E quindi tende ad essere pesante. E quindi io suggerisco a me stesso, mentre corro, di essere anche leggero. La leggerezza calviniana, quella musica delle lezioni americane, quella musica interna che ci fa sentire in armonia con gli altri, che è un grande dono perché ce l'ha di natura, ma è un grandissimo insegnamento perché voglia di imprendere, perché voglia di guadagnarsi o perché voglia di studiarla la leggerezza. Si può imparare a diventare leggeri. E gli altri due valori apparentemente contrastanti che ogni giorno sto cercando di mettere insieme è la determinazione a raggiungere l'obiettivo, ma nello stesso tempo il maybe, la propensione al dubbio. L'idea che cerco di ficcarmi nel cervello della supremazia del dubbio rispetto alle certezze. Pensate alla supremazia del valore del dubbio. Ti fa ascoltare, una certezza non ti fa ascoltare. Ti fa cambiare idea. Oggi i nostri amici qua del Green mi hanno fatto cambiare idea su una roba che non posso dirvi. Ma nel corso di un pranzo mi hanno fatto cambiare idea. È bellissimo cambiare idea. È una figata spaziale cambiare idea. Chi non cambia mai idea non è interessante. Ma nello stesso tempo deve essere determinato, per esempio su quei 4-5 valori base, ragazzi, lì i piedi ben piantati per terra e non si molla di un millimetro. Quarto punto, l'esatto contrario di quello che insegnano le scuole di marketing, pensare locale e agire globale. Normalmente, siccome l'ho fatto anch'io, le scuole di marketing, ti dicevo, think global, play local, cioè pensa globale per agire nel tuo territorio globale. Cagata bestiale in Italia, proprio perché siamo figli della nostra biodiversità, perché siamo il paese più biodiverso al mondo, perché abbiamo il 70% patrimonio artistico, perché abbiamo i paesaggi più belli. Pensate al nostro primato. Oggi mi hanno portato su una punta di una collina di Urbania, non so dove ero, a vedere una stalla di marchigiana e guardavo quel paesaggio. E sapete cosa mi è venuto in mente guardando i vostri paesaggi?
che i contadini non hanno soltanto il grandissimo compito, privilegio di fare l'agricoltura, cioè di creare il cibo grazie al quale noi campiamo, ma i contadini disegnano i paesaggi. Sono loro che disegnano i paesaggi. E guardavo la vostra campagna, la immaginavo prima, una volta era tutto un bosco. Adesso questo alternare di grano, di vite, di erba, di bosco, è un disegno dei contadini. Abbiamo i più bei paesaggi del mondo, non vi è dubbio. Io non sono, è un localista, per cui la roba nostra è più buona del mondo. Il prosciutto, se volete ve lo dico chiaro, il prosciutto spagnolo è più buono del nostro, punto. Le bollicine francesi sono più buone delle nostre, punto. Cioè non è vero che siamo più buoni su tutto, ma questi che me la menano su tutto. L'altro giorno ero in Turchia perché abbiamo aperto Istanbul. Sapete, noi in Italia produciamo il 20% della produzione di nocciole del mondo e l'80% lo fa la Turchia, appunto, noi due. Naturalmente noi di Alba pensiamo di avere la tonda gentile dell'Aquila più buona del mondo, di certo la più cara del mondo, quindi se vale il concetto di caro o buono, lo è. E poi c'è Avellino, che ne fa molto di più. Ma se tu vai in Turchia, che fa l'80% delle nocciole e che noi compriamo per fare la Nutella per tutto il mondo, se no con cacchio che facciamo la Nutella per tutto il mondo, ed è buono. Ma i turchi pensano che la loro è 10 volte più buona della nostra, eh? E mi hanno fatto la cappa così, sul fatto che la loro nocciola è più... Ognuno nel suo paese pensa che la loro roba è più buona. Non è così. C'è delle regole, Lucio Pompili può dirvele. Non è così. Ognuno poi, all'interno dell'Italia, pensa che la roba delle proprie regioni è la più buona. All'interno della regione, Modena è sicura che il ripieno del tortellino si fa col prosciutto crudo. A 18 km in linea d'aria, Bologna è sicura che si fa con la mortadella. Chi ha ragione? Bot, entrambi. È la meraviglia della biodiversità. Prendiamo atto di questo nostro primato mondiale e portiamolo nel mondo. Ma per portarlo nel mondo bisogna pensare locale, studiare la meraviglia della nostra biodiversità. Studiarla, approfondirla, coglierne le radici, studiarne la storia, andare a capire perché a Soragna, nord di Parma, quando c'è la nebbia corrono a fare il culatello e quando c'è sole non ci vanno, d'inverno, tra novembre e febbraio. Perché sti cristi sono sicuri che se fanno il culatello in una giornata di sole tra novembre e febbraio, dopo 18 mesi non sarà buono? Mentre sono arcisicuri che se lo fanno in un giorno di nebbia sarà fantastico? Ecco, approfondiamo questa meraviglia della biodiversità, all'interno della quale c'è anche il concetto di mistero, il mistero del cibo. Chi fa i barattoli con la luna piena, chi li fa con la luna cadente, chi li fa con la luna mezza. Ognuno è sicuro di sapere il tempo giusto per fare i suoi barattoli. Pensiamo locale e poi però, ragazzi, agiamo globale. Andiamo nel mondo a raccontare della nostra biodiversità, ma con un pensiero globale. Se vogliamo vendere il vino in Cambogia, e scopriamo che in Cambogia fanno fatica a capire dov'è l'Italia, la più grande cazzata che possiamo fare è andargli a dire Sangiovese è nato in Romagna, non sulle colline del Chianti. Questi non sanno neanche dov'è la Romagna, il Chianti. Andiamo a parlare dei vintini autoctoni italiani. Gli raccontiamo che ne abbiamo 1200. I francesi ne hanno 222, gli facciamo un culo così. Andiamo a raccontare questa storia. Parliamo dell'Italia, poi mano a mano scendiamo. Pensare locale, agire globale. Quinto, questa è potente per me, molto potente. Per me oggi è diventata più importante. Quinto, saper narrare. Questo è un problema enorme nel nostro paese.
non siamo capaci a narrare. Facciamo dei prodotti fantastici e non siamo capaci a raccontarli. Tu viaggi in Francia, cammini sulle loro strade, autostrade, c'è un castelletto da 4 soldi, ti cucchi 8 cartelli marroni, e lo Chateau de, esci, e le fromage, e le carcuterie, tu ti senti una merda se non esci, non vai in quel castello. Io tutte le mattine che vado da Torino, da casa mia ad Alba, a Torino in ufficio, tutte le mattine, ma quando vado, c'è la discesa d'Italia 61, e c'è il castello di Moncalieri, una meraviglia incredibile, un castello straordinario, non c'è scritto niente. C'è un cartello verde con scritto controllo elettronico della velocità. E io mi immagino se fosse in Francia le Chateau de Montcalieri e le fromage, le calcuterie, e la Tom, e le... Narrare un prodotto non narrato non vale niente. Sapete perché abbiamo tutte le galline? Nei nostri cortili abbiamo pochi tacchini. Perché i tacchini fanno delle uova pazzesche, bellissime, ma sono muti, non dicono niente. Il contadino si incazza perché non sente quando fa l'uovo. La gallina fa un uovo e dice coccodè. E il contadino sa che ha fatto l'uovo e va a prenderlo. È la gallina che ha inventato il marketing, non è Kotler. Definizione di marketing. Chi è che insegna marketing tra voi? Definizione di marketing. L'ha inventato la gallina, fare l'uovo e dire coccodè. Punto. È per questo. Avete notato, in tutti i dialetti del tacchino si parla male. Da noi in Langa lo chiamiamo pitu, biru. Non so come lo chiamate. Biru. Ma che cazzo fa? Fa l'uovo, non dice niente. E noi italiani siamo dei tacchini. Facciamo delle uova della Madonna e non siamo capaci di narrarle. Impariamo dai francesi. I francesi sanno narrare. Saper narrare. Io sono, oltre a essere presidente di un'altra università molto più piccola della vostra, noi abbiamo 75 studenti per corso, per 5 anni, quanto fa? 350. Contro i vostri 15.000. Sono anche socio della Holden, che è questa scuola inventata da Alessandro Baricco di narrazione. Perché sono entrato socio lì? La narrazione. Bisogna imparare a narrare. E bisogna imparare a narrare on land, bisogna imparare a narrare online. Avete notato la nostra situazione di umani in questo momento? Ci stiamo beccando un cambiamento storico pazzesco. Stiamo diventando uccelli. Stiamo prendendo il volo. Stiamo passando dall'online all'online, alla comunicazione online. Un'altra visione, una roba pazzesca. È uguale, guardate, è come essere un uccello. Da terra non vedi perché hai le montagne, le mura, le colline. Da in cima vedi tutto e quindi comunichi col mondo. E come tutti gli uccelli che imparano a volare, pum, pum, si cade all'inizio. La nostra è la generazione che si sta beccando questo cambiamento epocale. Epocale. I miei nipoti, mia nipotina Celeste, che ha 3 anni, e che quando mi vede su un giornale, vede la mia foto, sapete cosa fa? Mette 2 dita e cerca di allargare. È normale, lei è già un uccello fatta. Lei vola, lei online. Già mio figlio, che ha 30, suo padre, che ha 35 anni, comunque, che è un digitale della Madonna, che smanetta, ma comunque è ancora lì e questo è un problema. Saper narrare. Sei. Il tema del rispetto. Il tema della coscienza civica. E in questa crisi del nord del mondo, che ormai credo voi abbiate capito 1000 volte più di me, e quindi avete capito certamente che si sta incriccando il modello sociale nel quale viviamo, che si chiama società dei consumi.
Il motivo per cui siamo in crisi è molto semplice, facilissimo, è quello. Tenete presente che io sono un semplificatore, un banalizzatore. Però io parto dall'idea che it's difficult to be simple, che è molto difficile essere semplici. E io per cercare le mie semplificazioni studio molto. È semplicissimo. Società dei consumi, inventato 160 anni fa, bellissima, tre mosse. Posto di lavoro, salario, consumo. Consumando creo nuovi posti di lavoro, nuovi salari, nuovi consumi. E a lei una spirale meravigliosa che ci ha allungato di 20 anni la qualità della vita, ha migliorato nettamente la distribuzione della ricchezza, una cosa meravigliosa che si è incricata. Perché si è incricata? Perché manca la prima mossa al posto di lavoro. Poi nel frattempo abbiamo inventato un modello di progresso che consiste nel distruggere il lavoro. Un'invenzione considerata tanto più figa quanto distrugge posti di lavoro. Che figata il telepass. Non è bello il telepass. Fuori dalle palle i casellanti. Che belli i distributori automatici di benzina. Gli benzinai. Che meraviglia i magazzini automatici. Gli magazzinieri. Che software meraviglioso. Via ragionieri. La comunicazione online, via i poligrafici. È normale. I servizi online, chiudiamo le banche commerciali, è naturale. Vi dicevo, ci stiamo incriccando perché siamo la generazione di mezzo, che si sta da umani stiamo diventando uccelli e noi siamo lì come i pipistrelli, ancora un po' con le ali da fare, facciamo un po' di fatica. Ma ragazzi, i figli dei nostri figli vivranno un'epoca meravigliosa. Molto più bella, perché volare è bellissimo e perché potranno comunicare da Dio. Io sono un fanatico del web, perché è la bellezza del futuro, perché unirà i popoli, perché farà passare dall'integrazione all'interazione. Dobbiamo avere questa visione positiva, ma dobbiamo anche sapere che noi, poveri sfigati, siamo la generazione di mezzo. La mia poi si è anche beccato il cambio di moneta. Cioè, il cambio di moneta è ancora, non è una roba semplice. Quali saranno in questa crisi del nord del mondo i paesi che ce la faranno? Quelli che avranno due caratteristiche. Perché cosa succederà, secondo me, nei prossimi 50-60 anni? Noi umani ci inventeremo un modello sociale nuovo. Perché non potremo cambiare il modello di progresso. Dovremo cambiare il modello sociale. Che non avrà più al centro lavoro. Non potrà più avere il centro lavoro. Sai che il 18 marzo apro Italy Milano, poi noi siamo fanatici come Italy, ogni Italy facciamo una proposta innovativa e proponiamo di cambiare l'articolo 1 della Costituzione. Solo. Chi è il costituzionalista qua? C'è uno? No. Bene. L'articolo 1 della Costituzione, la nostra proposta è la seguente. L'Italia è una repubblica democratica fondata sulla bellezza. Democratica fondata sulla bellezza, punto. Il nostro compito è quello di tutelare e migliorare il patrimonio di bellezza che abbiamo ereditato dai nostri avi, attraverso il lavoro. Quindi il lavoro che da oggetto diventa mezzo. Punto, la sovranità, bla bla bla, rimane uguale. In questo, vi viene da ridere sulla sovranità appartiene al popolo? Però non l'ho cambiato. Allora, quali saranno i paesi che ce la faranno? Quelli che avranno due caratteristiche, in questo momento di cambiamento epocale, cioè in cui noi umani andremo a sceglierci il nuovo sistema sociale in cui vivere. L'abbiamo già fatto un sacco di volte, eh? Siamo passati dalla società delle guerre, alla società delle religioni, alla società dei consumi, non crediate, eh? Madonna se ci siamo inventati i modelli. Ce ne inventeremo uno nuovo, secondo me che non sarà più basato sul lavoro, ma non ha ben le idee chiare, non ho la minima idea di come sarà, chissà, sarà una meraviglia, bisogna vedere la comunità degli uccelli cosa farà.
Quali saranno nel frattempo che moriamo più o meno abbastanza tutti quelli che siamo qua dentro? Ricordiamoci che ogni 80 anni siamo tutti altri, eh? A volte interpretiamo il mondo come non ci fossimo sempre. Ogni 80 anni siamo tutti altri. E che cosa succederà? Succederà che ce la faranno le nazioni che avranno due caratteristiche, una fisica e una metafisica. Quella fisica, forte esportazioni, quella metafisica, coscienza civica. Questi sono i due paesi che ce la faranno. I paesi che avranno queste due caratteristiche, forte esportazioni, coscienza civica. Vi dico due nomi a caso, la Germania è un paese straordinario, di gente gambissima. Ogni 70-80 anni fanno una grande cazzata. Però stavolta non la stavano facendo, la stavano per fare, che la terza guerra mondiale attraverso l'euro, sembra che non la facciano. Non so, è un popolo di caratteristiche straordinarie. Quindi un altro paese, l'America, gli Stati Uniti d'America. Forte esportazioni e grande coscienza civica. Noi italiani sulle forti esportazioni ci saremo. Ci saremo nel senso che non ci siamo ancora, ma abbiamo delle potenzialità talmente elevate che non, la bellezza ci salverà, non vi è dubbio. È scritto che noi entro 10 anni saremo il paese più bello esportatrice del mondo. Abbiamo un petrolio sotto il nostro sedere che è altro che lo Shell Gas, o il gas di Putin. Noi abbiamo Tiziano, abbiamo Tintoretto, noi abbiamo i paesaggi, abbiamo la pasta asciutta, abbiamo la pizza, abbiamo il merluzzo al verde, abbiamo i salami, abbiamo il parmigiano reggiano, il grana padana, abbiamo dei giacimenti mostruosi, qui ce la faremo, abbiamo il design, abbiamo l'industria manifatturiera di precisione, qui da voi abbiamo le scarpe più belle del mondo, c'è storia, quindi vinceremo. Il problema è acquisire coscienza civica. Siete d'accordo che appare più complicato? Dobbiamo fare così. Vi leggo la sesta mossa. Spostare il valore del rispetto dal senso del dovere al senso del piacere. Dobbiamo far diventare figo comportarsi bene. Non c'è altra strada. Col senso del dovere non ce la faremo mai. Uno che non paga le tasse, deve essere uno che non cucca più, uno che butta per terra, deve essere uno che non viene più invitato alle feste, deve diventare figo comportarsi bene, si può fare, ma si può fare come in tanti paesi del mondo. Guardate che negli Stati Uniti uno che non paga le tasse non va mica a raccontarlo tanto in giro a fare furbetto. In Giappone, se uno ruba nei supermercati, non lo mettono in galera, dicono questo è scemo, lo mettono in manicomio. Dobbiamo lavorarci. E ragazzi, le coscienze civiche si cambiano in fretta. Non è vero che ci va degli anni. In fretta si cambiano con i grandi gesti delle persone nelle posizioni chiave. Nelson Mandela ha cambiato Sudafrica in 6 mesi. Stiamo assistendo in Uruguay una roba simile. Questi due papi, in 3 mesi, uno dietro l'altro, hanno cambiato completamente la Chiesa. Stava morendo sotto lo scandalo dei 2S, sesso e soldi. Era messa molto peggio dello Stato italiano. Due mosse, il primo geniale che si dimette. Cioè un papa che si dimette, non si dimette nessuno, si dimette un papa. Cioè pensateci. Cioè quando la cancelliera non si dimetteva, io pensavo al papa che si è dimesso. Un papa. E poi arriva l'altro, buonasera, tutti cotti. E dopo l'operazione di marketing ha fatto i gesti, ha fatto le robe vere, ha fatto lo stile di vita, cosa ha fatto? Buon esempio. Col buon esempio si cambia il mondo. Col buon esempio si cambia il mondo. Il buon esempio della famiglia, il buon esempio della scuola, il buon esempio in politica. Si cambia il mondo.
spostare il valore del rispetto dal senso del dovere al senso del piacere. È vitale, la scuola ha un dovere enorme in questo senso, di lavorare, di ragionare con i ragazzi sul grande tema dei temi, il rispetto, saper vivere in armonia con l'ambiente e in armonia con gli altri umani. Ultimo tema, qua chiudo, e lo lascio per ultimo, perché senza questo poi le sei mosse precedenti non avrebbero successo, è never, never, never give up, mai, mai, mai arrendersi. Guardate, con questa frase Churchill ci ha vinto la guerra, ce l'ha vinta, mai arrendersi. Mai arrendersi. La tenacia è diventata fondamentale. Mettersi in testa che tu ce la devi fare, raggiungere quell'obiettivo e mai mollare. E questo vale soprattutto per me che sono un ragazzino, non voglio dare consigli a voi giovani, lo dico per me. Io adesso, per esempio, il 24 settembre compio 60 anni. E come noto, io ogni 10 anni cambio mestiere. E quindi sto pensando, siccome Italy l'ho incominciato nel 2004, a 50 anni, sto pensando che lavoro fare tra i 60 e i 70, e c'è proprio, ce l'ho in mente. E come al solito non è una roba difficile, perché a me le robe semplici non mi sono mai tanto piaciute. Però mio papà mi ha sempre insegnato a far bene attenzione al confine fra il difficile e l'impossibile. Questo ve lo do come consiglio, me la butto là. Tentate le robe difficili, ma non perdete tempo in quelle impossibili. Conoscere i confini. E allora, siccome sarà, so già cosa sarà, ma non ve lo dico neanche molto, so già cosa sarà, e sarà una roba molto difficile, e allora la cosa che mi è venuta in mente, la caratteristica che devo avere per farcela, a me giovanissimo, che mi incomincio questo mestiere, c'è il sindaco da Qualagna, non ti avevo visto, ciao. Viva, un applauso a Qualagna, perché il tartufo più buono del mondo ce l'avete qua, cacchio. Ad Alba forse siamo un po' più bravi a narrare, siamo più galline, però il ragazzo è partito, adesso costano già come quelli di Alba, secondo me se vai avanti così tra un po' sono più cari. E quindi a me che sono un ragazzino, mi sono dato l'idea di non mollare mai. Non mollare mai. Never, never, never give up. Non mollate mai. Grazie. L'intensità dell'applauso ti dice con quanto piacere ti abbiamo ascoltato. Io voglio brevissimamente concludere con le quattro mosse. Grazie per essere stato qui, grazie per questo ricordo commosso di Tonino Guerra, grazie per le sette mosse piene di dubbi, di consigli. E la quarta mossa è questa: grazie per esserti candidato ad aprire un Italy qui a Urbino. dopo questo elogio del locale, certo. Detto questo, procederei alla consegna del sigillo come da programma. Il sigillo sapete che è una delle massime onorificenze che l'Università di Urbino conferisce ad ospiti illustri. In questo caso ad Oscar Farinetti, è la riproduzione di un sigillo originale del 1700.
chiudere qui.